Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi parliamo di una mystery box che apriremo insieme, quella di Beauty Price. Se volete sapere che cosa c'è dentro e se mi hanno inviato quello che speravo, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora ragazzi, ho deciso di fare un ordine da Beauty Price. Perché ho deciso di fare un ordine da Beauty Price? Perché non so se avete seguito la storia, praticamente hanno avuto un problema di, diciamo, legato al nome. Loro avevano un brand interno loro chiamato Facegram e praticamente sono ovviamente i due colossi dei social li hanno portati in causa. Hanno perso la causa, per cui hanno avuto, oltre a tante spese legali, hanno avuto da sostenere, hanno avuto anche nuove spese per ricreare il nuovo logo, i nuovi packaging, eccetera eccetera. Per cui ho detto, siccome loro mi sono sempre sembrati, e soprattutto lui mi pare che si chiami Antonio, mi piace molto, ma mi piace molto lo spirito che ha, perché si rimette sempre in gioco, perché anche se vive delle situazioni critiche, e a volte per un imprenditore certe situazioni possono sembrare anche molto critiche, lui ha anche 3 figli, lui è uno di quelli che si rimette sempre in gioco, cerca di trovare una strada al posto che trovare una scusa. E ragazzi, io ogni volta che vedo persone di questo genere cerco per quanto posso di sostenerle. Per cui mi sono chiesta, come puoi fare per sostenere lui e averne un vantaggio anche tu? Puoi acquistare del make-up sul loro sito e quindi aiutarli economicamente con un piccolo contributo, ma nel frattempo io porto a casa del make-up che soprattutto mi serve anche per creare dei bei contenuti per voi. Quindi io mi auguro che a Beauty Price arrivino non solo i miei soldini, ma soprattutto la mia energia e che loro riescano a rimettersi in piedi. E ragazzi, l'energia gira sempre. Fate del bene, io dicevo sempre, semina il bene nel giardino di tuo fratello e lo vedrai fiorire nel tuo. Quindi seminate bene ovunque potete, seminate bene, seminate del bene, seminate amore, seminate gratitudine e vedrete che questo amore, questa gratitudine ritornerà nel vostro di giardino. Per cui io mi sono sentita di fare questo acquisto, anche se il primo acquisto che avevo fatto, le prime mystery box, c'era stato qualcosa che non mi era piaciuto. Con tanta e tanta fiducia ho scritto la mia tipologia di pelle, ovviamente. Ho scritto anche che avrei voluto provare un prodottino in particolare, che però vi dico già da subito non mi hanno mandato, perché io ovviamente l'ho già aperta, ho già fatto qualche unboxing su TikTok, ma vediamo, insomma, secondo voi se ne vale la pena. Fatemi sapere se secondo voi ne vale la pena. Questa qui è la XL, è la misura XL da 50 euro. Ovviamente ho detto che io ho una carnagione molto molto chiara e anche piuttosto secca, e questi sono tutti i prodotti che mi sono arrivati con 50 euro. Ovviamente la particolarità di questa mystery box è che non puoi sceglierli tu i prodotti. Io ho indicato delle preferenze e ci mancherebbe, però ovviamente loro ti mettono nella mystery box i prodotti a seconda di quello che ti vogliono, insomma, dare, e a seconda di quello che hanno anche in magazzino, perché non so se sapete come funziona Beauty Price, ritira, diciamo così, gli invenduti, per cui a volte ha 50 pezzi, a volte ne ha 10.000, e quindi non è detto che riesca a mandarti esattamente quello che vuoi tu. Però sono sempre stati rispettosi per quanto riguarda almeno il colore dell'incarnato e le indicazioni quelle necessarie, tipo pelle secca eccetera. Vediamo se lo sono stati anche questa volta e fatemi sapere se secondo voi ne vale la pena. Questa fa parte delle box luxury, quindi ci dovrebbero essere tutti i brand luxury, ok? Allora, tutto incartato molto bene, e su questo veramente pack che non fa una piega. Andiamo a scartarlo. I prodotti sono 5.
Allora, innanzitutto vedo questo fondotinta texture setosa filtro bellezza di Facegram, che è appunto il brand interno di Beauty Price. Allora, il colore è Porcelain, andiamo a vederlo. Allora, io ho detto che ho una pelle secca, per cui mi deve arrivare un fondotinta che sicuramente non deve essere matte. E qui c'è scritto antiossidante, antietà, antinquinamento, 46% di idratazione, 37% in meno di visibilità delle rughe, fondotinta lunga tenuta, alta coprenza, semi matte. Però io qua vedo della oleosità, che è anche sulla scatola. Questo non mi piace molto, che sia uscita dell'oleosità, prodotti che si separano, no buono. Quindi comunque non è troppo secco, quello volevo dire. SPF 20, quindi ha anche un fattore di protezione dal sole, durata 24 ore, vitamina E, vitamina F, vitamina B3, 83% di coprenza. Allora, c'è un botto di roba qua. Più che altro andiamolo a provare. Io lo avevo già provato, ho messo un pump, questo è un pump, e voglio andarlo a stendere con la Beauty Blender, perché io l'avevo provato con le mani e non mi era piaciuto, vi dico la verità, era troppo corposo per me. Però magari con la Beauty Blender bagnata, boh, ci sta. Allora, per il mio incarnato è troppo rosa come sottotono, troppo freddo, non so se lo vedete, spero di sì, però in video non sembra male, vi dico, non l'avevo ancora visto in video. Però allora vi dico la verità, steso con la blender praticamente si vedono molto di meno i segni, mentre steso con le mani si vedevano tanto i segni della mano, delle rughette della mano, delle pieghe della pelle della mano. Con la blender no, devo dire la verità, e in più con la blender rimane anche piuttosto luminoso, cosa che mi piace molto, mentre invece con la mano rimaneva più che altro matte e non mi piaceva molto. Gli darò una possibilità, tra l'altro la texture è abbastanza cremosa, un po' come se fosse una crema idratante, un po' corposa, cioè non leggerissima, però gli darò una possibilità, perché con la blender effettivamente non è male, quindi questo me lo lascio qua in postazione e vedremo. Poi mi viene all'occhio questo. E come l'altra volta, non so se vi ricordate, ovviamente manca il pack esterno e questo non mi piace tantissimo, però vabbè, loro ritirano gli invenduti, per cui a volte gli capitano senza il pack esterno. L'unica cosa che non mi piace, ragazzi, è la ditata, che non è la mia. Non l'ho tolta proprio per farvi il video. Qua è lo swatches dell'altro video. Non l'ho tolta proprio per farvi il video, perché sennò poi non ci credete, mi dite Heller te lo inventi. Adesso la vado a levare. Il rossetto effettivamente è intonso, perché è veramente nuovo. È questo colore un po' aranciato, molto matte. Lo proverò, perché con i capelli adesso color rame magari mi sta bene. Però ecco, l'unica cosa che non mi piace è questa. Mi era già successa anche l'altra volta con una palette che dentro era sicuramente intonsa, non toccata, però fuori aveva delle ditate e non aveva il pack esterno e non ero rimasta, insomma, profondamente colpita bene. Poi mi hanno mandato questo mascara di Rare Beauty, che non vado ad aprire anche perché ce l'ho già. Questo è un doppione. Purtroppo si sa... No, scusate, di qua... Purtroppo si sa che quando si vanno a prendere le mystery box può capitare che ci arrivino dei doppioni, per cui io questo ce l'ho già, black, sì, di Rare Beauty, uguale packaging, uguale tutto, per cui non lo vado ad aprire se no mi si secca. E poi mi hanno mandato queste due cose, una di NARS e una di NABLA. Di NABLA non ho mai avuto niente, questo è il primo prodotto di NABLA che ho. Vi dico la verità, questo è arrivato col packaging, quello chiuso, sigillato, di plastica trasparente. Ho fatto anche fatica ad aprirlo. È un prodotto lips and cheek, quindi guance e labbra, ed è questa palettina con queste due nuance. Dal video sembrano un pochettino più aranciate rispetto a come sono dal vivo. Dal vivo sono un pochettino più fredde, più rosate, però boh, le proverò. Soprattutto mi devo informare
su come si usano, perché non vorrei. Intanto vabbè, provo a prendere, è sempre crema, no, è crema, non voglio spaciugarla perché volevo provare a prenderla, pensavo fossero una polvere o una crema, invece no, sono tutte e due creme, per cui proveremo. Fatemi sapere se volete che proviamo alcuni di questi prodotti insieme, lo faccio più che volentieri. E ora apriamo quella di NARS non aveva la plastica, però comunque è arrivata col pack esterno. Di NARS mi piacciono tantissimo questi packaging in soft touch, il problema è che spesso mi è capitato con i prodotti di NARS che diventassero appiccicosi dopo un po' di tempo, spero che questo non lo faccia. Ed è una cipria, nella sua tonalità più chiara, no, non voglio accecarvi ragazzi, questa tonalità chiarissima, ed è una highlighting powder, quindi è una polvere illuminante, quindi la proveremo. Ah sì, gli illuminanti mi piacciono, guardate qua, sembro una strobo, e quindi no, la proveremo. E niente ragazzi, per 50 euro questo è tutto ciò che ho ricevuto, fatemi sapere se secondo voi ne vale la pena, sono molto curiosa di provare questi nuovi prodotti, se volete lo facciamo insieme. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. A me non rimane che mandarvi un bacio e tanto, ma tantissimo amore.